Foden prosegue, ormai è sempre più vicino a Caslano, è sempre più vicino alla conquista della maglia gialla di nuovo leader della classifica. Frank Schleck si va ai 72 all'ora in questo tratto di discesa abbastanza pedalabile. Attenzione, una mamma mia. Caduta per Frank Schleck, una tremenda caduta per il lussemburghese, tremenda caduta per Frank Schleck. È rimasto solo al comando il tedesco Foden, ma sinceramente ci interessa poco a questo punto. Ho l'impressione che abbia fatto un bruttissimo volo Frank Schleck, e questo è assolutamente la cosa più importante. Peccato, perché in un attimo rovinata completamente questa quinta tappa. Eccolo, quantomeno si è... No, attenzione, ah sì, eccolo, meno male. Quantomeno si è rialzato Frank Schleck, e qualche posizione in classifica il corridore tedesco della Gerolsteiner, che in graduatoria occupava questa mattina la partenza la 19ª posizione con un ritardo di 1 minuto e 38 secondi. Andiamo ora sul gruppo maglia gialla, che pareva aver rallentato. A questo punto ne può approfittare molto Marcus Foden, che insomma guadagnerà sicuramente posizioni in classifica. Peccato per il volo di Schleck, che ha stravolto tutto, insomma ha cambiato totalmente le carte in tavola di questa frazione. Guardate Andy Schleck, che credo sia ancora un po' preoccupato. Si volta Andy Schleck, forse il fratello Frank riesce ad aggregarsi. C'è stato del fair play, mi pare, Francesco, da parte del gruppo maglia gialla nei confronti di Frank Schleck. Eccolo, arriva al traguardo, vince a braccia alzate Marcus Foden, è lui il trionfatore a Caslano. Siamo in classifica con un ritardo di 1 minuto e 3 secondi. È possibile, attenzione, che Frank Schleck a questo punto faccia addirittura parte del gruppo Igor Anton, che aveva molto rallentato. Non c'è stato insomma altrettanto fair play da parte magari di Ivanov, che però aveva attaccato tantissimo quest'oggi. Ivanov secondo al traguardo con 48 secondi di ritardo, prende anche 6 secondi di abbuono. La volata per la terza piazza la fa sua, credo, Stefan Schumacher. Sta per giungere al traguardo, e guardatelo, bacia la sua monetina. Deve ringraziare i santi quest'oggi Frank Schleck, ed è quello che sembra voler fare. Ho portato a casa la pelle ed è già qualcosa, visto il polo nel quale sono incappato. Bravo, bravissimo comunque.